Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento di Alchimie e Formule per il Territorio dedicato ai temi energetici. Questa sera, nel tempo che ci siamo dati, sarà attorno all'ora e mezza, avremo tre speaker, oltre alla partecipazione mia in qualità di moderatore e di Gianluigi Granero nella qualità di presidente dell'associazione della PS Alchimie. Questa sera, come nell'evento precedente organizzato da Alchimia, ci occuperemo di temi energetici. Lo faremo con tre player, un docente dell'Università di Genova, del campus di Savona, due aziende, Energy for Com e nostra, e lo faremo chiaramente non solo sulla pressione della contemporaneità, diciamo, dal PNRR alle comunità energetiche, ma lo faremo nel quadro di un lavoro di lunga durata sui temi non solo delle energie rinnovabili, ma della sostenibilità in tutte le nostre azioni. Compito che ci siamo dati come Alchimie, anche come facilitatori di incontri di questo genere. E come per presentare l'associazione, do senz'altro la parola a Gianluigi Granero, che ne è presidente. Grazie Sebastiano e grazie a tutti i nostri relatori che hanno accettato il nostro invito. Spesso si dice che si è a un tornante della storia. Noi pensiamo che il tema della transizione energetica sia invece davvero un tornante della storia che tiene insieme diciamo, la traiettoria di crescita, ma anche di sostenibilità e di sviluppo e di impatto sull'ambiente, che modifica in modo strutturale il sistema industriale e anche la vita quotidiana dei cittadini, rendendoli, come poi vedremo nelle testimonianze successive, partecipi delle dinamiche della costruzione di un nuovo modello di sviluppo. E questa è la ragione per cui, come associazione, abbiamo deciso di occuparci del tema dell'energia, considerandolo centrale rispetto agli obiettivi che la nostra associazione ha. Sebastiano alcune cose le ha già dette. Alchimie è una piccola associazione che ha l'ambizione di provare a portare un contributo sui temi dello sviluppo locale, ma non localistico, declinato in modo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale, e soprattutto partecipato. In qualche modo vorremmo essere degli attivatori di idee, degli attivatori di relazioni, che si fanno progetto di sviluppo condiviso e sostenibile. Questo è anche quello che abbiamo fatto con le prime iniziative che facciamo con questa iniziativa anche di questa sera. Vi ringrazio ancora tutti e ascoltiamo con interesse i relatori che hanno accolto il nostro invito. Allora, grazie Gianluigi di questa brevissima presentazione, ma poi vi ritorneremo. Io da parte mia mi riservo 2 minuti di tempo per introdurre in maniera un po' diversa dal solito queste tematiche. Si parlerà infatti di decarbonizzazione, di innovazione e ricerca nell'area delle energie rinnovabili, di aziende, le ho citate prima, impegnate nella fornitura di energie sostenibili su principi di equità, e delle nuove tipologie comunitarie in campo energetico che, con un po' di ritardo, come avviene spesso, si stanno diffondendo anche in Italia dopo un'esplosione a livello internazionale. Ora, per introdurre, si direbbe, vaste programme, cercheremo ovviamente di affrontarlo con ordine. Per affrontare queste tematiche, la prenderò pur brevemente da lontano, con un appiglio che mi servirà da suggestione e da timone interpretativo. Lo faccio ripescando un evento poco noto del nostro passato industriale, del passato industriale della regione dove è nata Alchimie, anche se come soci proveniamo da altre regioni d'Italia, ovvero la Liguria. E lo faccio pescando questa storia industriale, non la siderurgia, la meccanica, per la quale la Liguria è diventata giustamente famosa assieme alla cantieristica, ma uno straordinario elemento avvenuto 130 anni fa, quando un'allora start-up realizza il primo impianto di produzione e soprattutto di diffusione, di trasmissione di energia a corrente continua. E lo fa
in una minuscola frazione di un minuscolo comune, ovvero a Isoverde, nell'allora comune di Campomorone, un'area interna, collocata nella Val Polcevera, dal futuro industriale, e lo fa semplicemente utilizzando la caduta d'acqua dei laghetti che su varie quote si distribuiscono in quella zona. Perché utilizzo questo esempio? Non tanto per il primato ligure nel campo idroelettrico, perché poi viene immediatamente surclassato, bensì per le parole che accompagnano questo evento, e sono parole pronunciate da un vero e proprio personaggio della storia industriale e energetica italiana, ovvero Giuseppe Colombo. Giuseppe Colombo, chi non lo conosce, è uno dei pionieri dell'elettrificazione italiana, direttore del Politecnico di Milano, scusate, diventerà ministro delle Finanze, ministro del Tesoro, presidente della Camera e soprattutto è ricordato per essere stato tra i promotori della società Edison, che nominerà così in virtù della sua lunga amicizia e conoscenza con Thomas Alva Edison. E ricordando sulle pagine di Nuova Antologia nel 1900 questo esperimento fatto dalla società Acquedotto De Ferrari Galliera, pronuncerà queste parole che volevo usare appunto come suggestione per la serata. Quando il consumo è aumentato, le guerre, la scarsità crescente dei giacimenti migliori eleveranno il costo del carbone, noi non ce ne preoccuperemo e troveremo tanto più facilmente da collocare i nostri prodotti, perché le nostre cadute d'acqua ci daranno a prezzo costante la forza, il calore, la luce, tutte le forme sotto le quali l'energia è sfruttata per i bisogni della vita. Che importa se non abbiamo carbone? L'acqua non conosce crisi. Ecco, se sostituiamo all'acqua l'energia geotermica, il fotovoltaico, l'eolico, il solare, ci ritroviamo nella situazione di 130 anni fa, forse senza più quell'aura, scusate, positivista che contraddistingue sia la figura di Colombo sia il periodo. Però direi, professor Marco Fossa, che questa si tratta veramente di una suggestione cogente perché allora eravamo alle soglie di una transizione, anzi eravamo nel corso della seconda rivoluzione industriale, l'epoca del fossile, dalla quale ancora non siamo riusciti a liberarci, però chi era che guardava già alle energie rinnovabili, alla possibilità di trasmettere la forza alle imprese, la chiave dell'industrializzazione del paese. Non è andata così. Non è andata così. 130 anni fa non si è aperta l'era del carbone bianco, per intenderci, contraddistinto a quella che era e la fonte energetica prevalente. Nel 1890 siamo ancora ben prima dell'uso del petrolio, altre logiche prevarranno in un contesto dominato dalle carenze di capitale. Il capitale tedesco sommergerà l'Italia delle sue splendide centrali termiche e dei brevetti delle loro dinamo. Altre logiche, più tardi, intendiamoci, largamente condivise, privilegeranno ad esempio la mobilità su gomma in luogo di quella ferroviaria, arricchendo il nostro paese della dipendenza da fonti fossili. Quando Colombo parla chiaramente e parla da ministro delle finanze, lui ha in testa solamente la bilancia dei pagamenti. Non possiamo trovare in questo esperimento, benché molto interessante, alcuna sostenibilità che non sia quella economica. Però mi sembra suggestivo introdurre questo tema. Guardando a quanto il carbone abbia connotato la nostra società e quanto sia doveroso liberarcene, ma su questo chiederei a Marco Fossa di introdurre l'argomento per poi farci transire dal passato al futuro, grazie alla presentazione del campus energetico di Savona, che in questo è senz'altro l'avanguardia. Quindi che consentirà anche di seppellire questo carbone, vero Marco? Buongiorno a tutti, ringrazio l'Associazione Alchimie per questo invito. Io sono qui, diciamo, ufficialmente a parlare a nome di Unige.
dove mi trovo, diciamo così, sono la zona dei campionati italiani di sci universitari, dove Unige si è distinta con il primo posto tra tutti gli atenei italiani. Quindi vedete nello sfondo in questo momento i miei sci da fondo. Ringrazio l'associazione, ringrazio il dottor Tringali e Sebastiano, che è un caro amico, diciamo così, oramai da decenni. Questo è il motivo principale per cui io sono qui a parlare. Mi ha fornito interessantissimi spunti. C'è anche una mia slide che parla, diciamo così, del primo impianto dell'acquedotto di Ferrara Galliera, il primo impianto idroelettrico italiano. Vi condividerei lo schermo e, diciamo così, vi farei questo excursus che riguarda gli aspetti del riscaldamento globale, dell'utilizzo delle fonti fossili e del futuro dell'auspicato e necessario delle rinnovabili. Procedo a condividervi lo schermo, e a questo punto, datemi conferma Sebastiano cortesemente, diciamo se vedete la mia prima slide. Presumo di sì Non e ancora, Marco. non ancora. E allora torniamo a condividi. Condividi, ok. Allora forse adesso dovremmo esserci. Sì, ritengo di sì. Se mi date l'ok. Ne approfitto intanto per ricordare a chi ci segue in diretta che volendo può scrivere in chat sia sulla diretta Facebook sia sulla diretta YouTube. Se riusciremo potremo dare qualche risposta durante il webinar, se no garantiremo una risposta a posteriori in seguito. Ok, a me sembra, diciamo, di avervi condiviso il mio schermo e quindi la prima slide della presentazione. Sebastiano, tu mi puoi dare La questa conferma? vedo, chiedo se vuoi, se è possibile nascondere il banner della condivisione in modo da far vedere la slide intera. Perfetto, Ok, nascondi, ok, perfetto. noi Ora ci vediamo siamo. tutto. Perfetto, ok, grazie ancora. Quindi il titolo della presentazione è quello, diciamo, previsto da questa giornata. Il sommario di questa presentazione, diciamo, mi presento brevemente, poi vi parlerò appunto dei cambiamenti climatici e il ruolo che non ben noto, tristemente noto, dell'anidride carbonica sulla temperatura del nostro pianeta. E poi presentare, diciamo così, un po' la storia, le tecnologie delle rinnovabili. Vi introdurrò quelli che sono alcuni esempi virtuosi dell'Università di Genova per quanto riguarda l'utilizzo sostenibile e soprattutto rinnovabile dell'energia e nello specifico per quanto riguarda il campus di Savona, dell'Università di Savona, che è quello più tecnologicamente avanzato nell'università che qui rappresento. Poi chiuderò, diciamo, questa cosa con alcune considerazioni sull'oggi, di come sta velocemente cambiando e di come effettivamente dal carbone si passerà auspicabilmente, ma necessariamente, da sole e vento. Qui si dice in Australia, ma non solo in Australia. Quindi chi sono io? Qua ci sono scritte un po' tante cose. Diciamo che soprattutto sono il docente di energie rinnovabili e Solar and Geothermal Energy e di Clean Energy Production. Sono professore ordinario all'Università di Genova e al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Scuola Politecnica Ingegneria. Ci occupiamo di carbone e di rinnovabili perché il problema e la fortuna del nostro pianeta è l'anidride carbonica. L'anidride carbonica che regola, diciamo così, lontanissima area geologica, temperatura del pianeta. In questa slide si vede, diciamo, una configurazione geografica del pianeta Terra ai tempi del Carbonifero 400 milioni di anni fa, quando la concentrazione stimata di anidride carbonica in atmosfera era 1000 parti per milione, ma in quel periodo, diciamo, le temperature medie sul pianeta erano estremamente elevate, 22 gradi centigradi, e non vi erano le calotte polari. Da quel periodo geologico fino quasi ai giorni nostri, tutti gli organismi viventi, diciamo, capaci della fotosintesi, hanno progressivamente
sottratto anidride carbonica dall'atmosfera, diminuendone la concentrazione. Questo ha fatto sì che le temperature del pianeta si avvicinassero a quelle che abbiamo conosciuto fino a 100, a un centinaio di anni fa. Il ruolo della CO2 nelle temperature dei pianeti è ben noto, ecco, gioca un ruolo, la CO2 è molto importante, fondamentale nel nostro pianeta, così come lo gioca in altri pianeti del Sistema Solare. Il pianeta Venere, che è quello centrale, qui in questa immagine, ha una concentrazione di CO2 elevatissima, e tant'è vero che le temperature sulla superficie di Venere raggiungono anche 400 gradi centigradi. Mercurio, da contro, il pianeta più piccolino di questa immagine, nonostante sia molto vicino al Sole, il più vicino al Sole tra questi qui rappresentati, diciamo, ha temperature estremamente basse durante, diciamo, nella parte dark side del pianeta. Questo è dovuto al fatto che l'atmosfera è estremamente rarefatta e pertanto c'è anche pochissima CO2. La concentrazione di CO2 nel nostro pianeta, diciamo, si è progressivamente abbassata, si diceva appunto, ormai noto, per effetto dell'attività fotosintetica di moltissimi organismi di piante a terra e in mare, ed è scesa fino dalle 1000 parti per milione del carbonifero fino alle 280 parti per milione dell'epoca pre-industriale. Questa anidride carbonica che è stata sottratta dall'atmosfera poi è quella che ci siamo ritrovati sotto forma di giacimenti di carbone, di petrolio, di gas naturale. Dall'avvento dell'era industriale, la concentrazione di CO2 a causa dell'utilizzo delle risorse fossili è progressivamente aumentata. E all'anno 2000, per esempio, questa slide cita, era passata da 280 a 360 parti per milione, e ad oggi, fine 2021, o meglio, la concentrazione ha superato abbondantemente le 400 parti per milione. L'anidride carbonica è un gas serra, cioè un gas opaco alla radiazione elettromagnetica nel vicino infrarosso. Questo comporta un comportamento particolare, diciamo così, dei sistemi avvolti dall'anidride carbonica, cioè del fatto che, come dire, la ritrasmissione, nel nostro caso, nel nostro pianeta, della radiazione che noi riceviamo dal Sole diventa più difficile, e questo comporta un innalzamento delle temperature del pianeta con l'innalzarsi della concentrazione di anidride carbonica. Tra l'altro, in questo grafico si vede come, diciamo, in realtà tutti gli studi concordino sul fatto che le temperature del nostro pianeta, qui diciamo se partiamo dall'anno 1000 e andiamo fino alla fine dell'Ottocento, le temperature, al di là di tutta una serie di oscillazioni, erano tendenzialmente in discesa. Poi, con l'avvento dell'era industriale, diciamo 1850, le temperature hanno incominciato progressivamente a salire, e soprattutto a salire con un trend mai visto nelle storie geologiche. Ricorderete che, diciamo, c'è stato un importantissimo evento, diciamo, che è la conferenza delle parti che si è tenuta a Glasgow a fine 2020, a novembre 2020. Bene, ciò che vogliamo evitare è andare oltre, per la fine di questo secolo, un aumento di 1,5 gradi rispetto alle temperature dell'era preindustriale. E già qua vedete, da questa sovrapposizione di questa barra, come già 1,5 gradi è qualcosa che si colloca assolutamente fuori scala rispetto a quelli che sono i trend, diciamo così, geologici naturali delle oscillazioni di temperatura nel nostro pianeta. Quindi dobbiamo ridurre l'emissione di gas serra. Il gas serra non è soltanto l'anidride carbonica, tra il gas serra sappiamo anche c'è il metano, diciamo, che viene emesso in atmosfera essenzialmente dal comparto zootecnico e dall'agricoltura. E poi ci sono, diciamo, invece tutti quei settori energetici che in qualche maniera, per il trasporto, per la produzione di elettricità e di calore, piuttosto che nel settore delle costruzioni, utilizzano i combustibili fossili per produrre energia o, diciamo, processare materiali in ambito industriale o per le costruzioni. Alle risorse fossili, carbone, petrolio, gas naturale, diciamo, si contrappongono le risorse energetiche rinnovabili, che sono quelle che riguardano la risorsa idroelettrica, ne ha accennato il dottor Tringali, la risorsa eolica, la risorsa geotermica, anche questa citata da Sebastiano. E abbiamo, oltre alla biomassa,
anche, diciamo, nelle risorse classificate dalla direttiva europea che qui vedete citata, anche le risorse che riguardano l'utilizzo del calore dell'ambiente grazie alle pompe di calore per la climatizzazione degli edifici. Le pompe di calore sono assolutamente classificate come dispositivi in grado di utilizzare energia rinnovabile di tipo, qui leggete, aerothermal e hydrothermal. Quali sono le strategie per decarbonizzare, diciamo così, il settore dell'energia nel nostro pianeta? Di sicuro ci sono gli aspetti legati all'utilizzo delle energie rinnovabili in luogo delle energie di tipo fossile, ma ci sono anche gli aspetti del risparmio energetico dell'efficientamento del settore. Tutto questo complesso passaggio, epocale, assolutamente epocale, concordo, diciamo, con Granero, diciamo, con le sue considerazioni iniziali, questo passaggio epocale dovrà passare, attraverso un'elettrificazione, qui c'è un errore di battitura, un'elettrificazione di tutti i settori energetici. Per esempio, e comunque passando attraverso gli aspetti del risparmio energetico. Risparmio energetico e efficientamento, perché sono cose che ci interessano, perché gli edifici diciamo, nei paesi industrializzati rispondono di un 30% dei consumi complessivi di energia complessivi. E pertanto la strada necessaria e tutto sommato anche più facile sarebbe ed è quella di migliorare le prestazioni degli edifici per fare in modo che questi in primis siano capaci di risparmiare più energia di quanto attualmente ne consumano. Chi, diciamo così, ha intrapreso per la prima volta seriamente e massicciamente questa strada non è stato, diciamo così, un'istituzione nazionale o internazionale, ma in Europa è stata, diciamo, una società tedesca, la BASF, che ha avviato a primi anni 2000 un programma molto grande, diciamo così, di efficientamento energetico di 700 unità abitativa di proprietà di BASF. E come, diciamo, qual è stato l'approccio di BASF? È stato soprattutto quello legato al miglioramento delle prestazioni dell'involucro. Qui vedete, diciamo, un operatore che applica, come dire, un massiccio spessore di materiale isolante sulle pareti di edificio, quello che chiamiamo adesso coibentazione cosiddetta cappella. E siamo all'anno 2000, questo, diciamo, è stato, come dire, il là, diciamo, per tutta una serie di politiche comunitarie che hanno riguardato, diciamo, il risparmio energetico degli edifici. Gli edifici del futuro, del presente, quelli dell'emergenza, anche del presente, perché vi parlerò dell'edificio Smart Energy Building di Campus Savona di Unice, dovranno necessariamente, diciamo, per essere sostenibili e rinnovabili e a zero emissioni, utilizzare le pompe di calore in luogo dei sistemi di climatizzazione in caldo che utilizzano caldaie a gas naturale piuttosto che ad altri combustibili liquidi. Questa complessa slide, che è un po' lunga da commentare, nei suoi calcoli dimostra come anche qualora l'energia elettrica utilizzata da una pompa di calore provenga da una produzione, da un comparto elettrico che nel suo mix utilizzi ancora, come accade in Italia, i combustibili fossili. In Italia oggi il 40% dell'energia elettrica è da fonti rinnovabili, idro, eolico, solare, biomassa, e il 60% è ancora essenzialmente da centrali a gas. Ebbene, nonostante questo mix nell'elettricità contenga ancora come dire, le emissioni indotte dalle centrali di potenza di anidride carbonica, ebbene le pompe di calore, diciamo, sono in grado complessivamente di realizzare la climatizzazione degli edifici con un terzo oppure un quarto delle emissioni equivalenti di CO2 rispetto alle caldaie tradizionali. Il giorno in cui tutta la produzione elettrica sarà da rinnovabili, le pompe di calore saranno in grado naturalmente di climatizzare gli edifici senza emissione alcuna di CO2. E notare, per chi non sapesse, come dire, come conoscesse alcuni principi della termodinamica, la pompa di calore è quel dispositivo dove entrano 100 unità di energia elettrica e ne escono, tra virgolette, magicamente, non è così evidentemente, 300-400 unità di energia termica. Quindi entra 100 e ne esce 300-400. Questo perché la rimanente quota parte è quella che l'ambiente, sotto forma di terreno, aria oppure, diciamo, volume d'acqua, forniscono come calore al ciclo termodinamico.
Qui siamo finalmente a Savona e vi faccio tutte le volte che parlerò di un esempio che riguarda la mia università, comparirà, diciamo, lo scudetto qua in basso, quello colorato. E l'edificio Smart Energy Building del campus di Savona è uno degli esempi più fulgidi di utilizzo razionale dell'energia negli edifici, in quanto questo è un edificio, intanto per il punto primo, è un edificio che ha un involucro edilizio, quindi le pareti estremamente performanti, cioè sono banalmente super coibentate con 10 cm di isolante termico, schiume di polistirene standard, sia per quanto riguarda le pareti verticali che quelle orizzontali. Poi abbiamo un tetto fotovoltaico che è sufficiente come superficie per fornire l'energia elettrica alla pompa di calore dell'edificio, in questo caso addirittura una pompa di calore geotermica che preleva il calore dal terreno piuttosto che prelevarlo dall'aria esterna, e questa elettricità complessivamente su base annua è quella che prodotta dalla fotovoltaica, è quella che viene poi utilizzata dalla pompa di calore sia per la climatizzazione in caldo durante l'inverno che per la climatizzazione in raffrescamento durante l'estate. Questo edificio, tra altre cose, è una piccola dotazione, un edificio di 1000 metri quadri, super tecnologico perché poi sono controllate l'illuminazione, si accendono, si spengono le luci, si accende, si spegne, come dire, la climatizzazione in ogni stanza. Io ho l'ufficio in questo edificio, ho il laboratorio Solar Geothermal Energy in questo edificio, lo conosco molto bene. Questo edificio è costato 3 milioni e mezzo di euro, anzi forse un po' meno, e per essere un edificio di 1000 metri quadri si fa presto il conto a dire che con 3.000 euro a metro quadro si può costruire nella maniera migliore possibile. Quindi non è vero che le rinnovabili o gli edifici particolarmente performanti siano, diciamo, siano un extra costo. È soltanto una questione di approfittare delle tecnologie che sono assolutamente a disposizione. E in questo edificio, lo Smart Energy Building di Unige, abbiamo l'estrazione del calore dal terreno da autoscaldatori verticali. Abbiamo quindi una pompa di calore geotermica, diciamo, azionata elettricamente dal fotovoltaico sul tetto, questo perlomeno mediamente su base annua, e poi per quanto riguarda altri fabbisogni di energia termica per acqua calda sanitaria, abbiamo collettori solari a tubi sottovuoto per la produzione di acqua calda sanitaria. Il fotovoltaico, in particolare, come dire, ci offre un'opportunità, diciamo, per questo decennio, ventennio a venire straordinaria, perché i prezzi del fotovoltaico si sono ridotti, a un decimo di quanto non fossero 15 anni fa. Pertanto, come dire, il costo del fotovoltaico, il costo dei moduli fotovoltaici adesso è così basso, e qui, come vedete, c'è un esempio che non è mio questo rendering, ma diciamo di un collaboratore di Unige, che è un esperto di fotovoltaico, si chiama il dottor Zani, e adesso, come adesso, addirittura il materiale fotovoltaico costa così poco che addirittura costerebbe meno investire un edificio, come qui vedete il Matitone di Genova, di moduli fotovoltaici piuttosto che rifare facciate, come dire, in una modalità classica, nel caso degli edifici anni 50-60 di tanta parte della Liguria, come dire, costa meno, diciamo così, costerebbe meno rivestire di fotovoltaico piuttosto che intonacare, perché il fotovoltaico ad oggi costa meno per più 70 euro al metro quadro. E in più, naturalmente, abbiamo la possibilità di produrre, diciamo così, in loco, a distanza zero, energia elettrica senza perdite, diciamo così, di energia lungo le linee di trasmissione. Questo edificio sarebbe in grado di produrre 1 gigawattora di energia elettrica ogni anno. Quali sono le altre, insomma, quali sono le rinnovabili, quali sono le quote di rinnovabili che in ambito europeo e a livello planetario ci aspettiamo di raggiungere per questo futuro decarbonizzato. Ok, la media europea, diciamo così, della produzione di energia complessiva, non sto parlando di energia elettrica, in Europa si attesta intorno al 20%. L'Italia stessa, dove è andata? È qui, diciamo, supera, sì, si avvicina al 20% se stessa. Poi ci sono paesi particolarmente, come dire, virtuosi, per esempio la Svezia, dove, diciamo, la quota di energia da rinnovabile, è superiore al 50%, si avvicina al 60%. Questo grazie alla grande disponibilità di corsi d'acqua in Svezia.
e alla scelta che la Svezia ha fatto di abbracciare significativamente la strategia delle pompe di calore in luogo delle caldaie. E ne parleremo, ne parlerò di più. Qui le slide sono un pochettino in italiano, un pochettino in inglese, perdonate, come dire, alcuni sono tratti dai miei corsi che faccio in lingua inglese per i miei studenti dell'ingegneria laurea magistrale. Ci sono alcuni indicatori come il capacity factor, l'energy to power ratio, che consentono, insieme al levelized cost of energy, di confrontare le diverse tecnologie per la produzione di energia sulla base di parametri energetici o di costo. E in questa maniera si possono addirittura confrontare, e anzi questo diciamo, è l'interesse principale di questi indicatori economico-energetici, si possono confrontare le tecnologie tradizionali, quelle basate sulle risorse fossili, con le tecnologie sulle rinnovabili. In particolare, levelized cost of energy ci dice quanto costa l'energia prodotta in un certo intervallo di tempo, per esempio 25 anni di funzionamento di un impianto, sulla base di quelli che sono essenzialmente i costi per realizzare l'impianto e gli eventuali costi associati al combustibile che deve utilizzare. Naturalmente, gli impianti rinnovabili tipicamente non utilizzano combustibile e levelized cost of energy è dovuto semplicemente al costo di primo impianto. Levelized cost of energy tiene conto tipicamente anche di parametri come dire, di tipo finanziari, quali il tasso di sconto, il tasso di inflazione, quindi per attualizzare i costi nel tempo. E questa tabella, diciamo, tratta dal Dipartimento dell'Energia statunitense, mostra, adesso dovrei soffermarmi, diciamo, a commentarvi questi numeri, sono dollari per megawattora. Megawattora è una delle unità dell'energia. Ebbene, dimostra come il costo levelized per impianti, e qui abbiamo impianti, come dire, di tipo che utilizzano le risorse fossili, ma anche il nucleare, confrontato, diciamo così, per esempio al wind onshore, quindi parchi eolici a terra, wind offshore, parchi eolici in mare, e il solare fotovoltaico piuttosto che l'idroelettrico. Ebbene, se confrontiamo l'ultima colonna, scopriamo che le rinnovabili, in particolare wind onshore, fotovoltaico e anche l'idroelettrico, assolutamente sono super che competitivi e addirittura estremamente più profittevoli rispetto agli impianti tradizionali. E notate, questa stima è stata fatta al 2019, quando i combustibili fossili costavano un terzo di quanto non costino adesso, perlomeno in Europa. 3 anni fa il gas naturale, il metro cubo di gas, come ben sappiamo, e ce ne accorgeremo molto presto con le prossime bollette, costava un terzo il gas naturale di quanto non costi adesso. Quest'altra slide inoltre mostra come, per quanto riguarda ancora il levelized cost of energy, lo sviluppo tecnologico che ha riguardato le tecnologie per le rinnovabili, quindi i grandi aerogeneratori per la produzione eolica, piuttosto che, diciamo così, la tecnologia del silicio per i moduli fotovoltaici, ha fatto sì che, vedete qui di sotto, diciamo, in ascissa abbiamo due istanti diversi, 2010 e 2020, come il costo. Vediamo per esempio il caso più incredibile che riguarda il solare fotovoltaico, diciamo sia passato da 38 centesimi, levelized cost of energy, 38 centesimi per kilowattora, a 6 centesimi per kilowattora. Tenete presente che noi l'energia elettrica nelle nostre case la paghiamo circa 20 centesimi, ma di euro, mentre invece qui sono 26 centesimi di dollaro statunitense. Idem, diciamo, questa stessa, diciamo, chiamiamole miglioramenti tecnologici, ha consentito per esempio anche al solare a concentrazione, quello con gli specchi, diciamo, in un decennio di scendere da 34 centesimi il costo levelized a 10 centesimi. E via così. Assolutamente questo non è accaduto per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, in questo caso stiamo parlando per quanto riguarda gli impianti che utilizzano le sorgenti fossili. Vi ho parlato quando prima, diciamo, quando vi
discutevo velocemente, vi presentavo velocemente la questione del riscaldamento globale delle temperature del pianeta Terra, diciamo di quello che è il target che ci saremmo dati a Glasgow per mantenere l'aumento di temperatura a 1,5 gradi. Questo 1,5 roadmap. Questo 1,5 roadmap, così come diciamo qui raffigurata da questa diciamo, ente internazionale delle energie rinnovabili, mostra come diciamo così, dalla situazione attuale, il paniere di produzione energetica, dove le rinnovabili coprono complessivamente circa il 10% del paniere complessivo, energia elettrica ed energia termica. Vedete che il grosso del paniere è coperto diciamo così, da carbone, gas naturale, petrolio, eccetera. E complessivamente diciamo, abbiamo il settore elettrico che è di gran lunga minoritario rispetto diciamo, al settore della combustione. Ebbene, per arrivare a questo traguardo, che comunque non sarà comunque un gran successo, perché innalzare la temperatura a fine secolo di 1,5 gradi rispetto ai valori preindustriali sarà comunque una catastrofe ambientale. Sarà comunque una catastrofe ambientale. Comunque, questa catastrofe ambientale limitata prevede intanto il fatto che i consumi globali a livello planetario non continuino a aumentare, anzi tendenzialmente dovranno diminuire il consumo di energia, dovranno, quindi dovrà cambiare il modello di business. E da un punto di vista, diciamo, dell'organizzazione del settore, del comparto energetico nel suo complesso, dovrà essere fortemente dominato dal settore elettrico, perché il settore elettrico... E il settore elettrico dovrà, come dire, essere connotato dalla produzione di energie rinnovabili. Qui, diciamo, in questa roadmap suggerita da IRENA, la quota di elettricità da rinnovabili dovrà essere, pari al 90% su base mondiale. Quindi immaginate, diciamo, che rush ci aspetta se vorremo veramente venirne a capo e limitare gli enormi danni che avremo diciamo, davanti, che ci aspettano per i prossimi decenni. Qui in queste slide che seguono vi parlo diciamo, di quelle che sono le diverse risorse rinnovabili. Anch'io diciamo, racconto ai miei studenti, fiero diciamo, di questa record, tutto Ligure del primo impianto realizzato in località Isoverde. Già un impianto piuttosto potente perché 1,2 megawatt era una produzione elettrica notevolissima. Interessante anche poi la notazione che ha fatto Sebastiano Tringali sulla produzione di energia elettrica in corrente continua, perché tornerò sulla questione di Edison e di Tesla nelle ultime slide. La risorsa idro, diciamo, naturalmente sfrutta il salto di una certa portata di acqua. Qui di nuovo approfitto, come dire, se Colombo diceva l'acqua non conosce crisi, in realtà Colombo non aveva ancora visto, diciamo così, i segni del cambiamento climatico. Perché, per esempio, in Italia vedete questi andamenti sulla produzione in energia, 44.200 unità su un gigawattora, quindi energia prodotta in questo particolare anno. Qua, per esempio, siamo al 2008, oppure potremmo prendere un altro l'esempio di un anno particolarmente siccitoso, il 2003. Ebbene, anche qui, se l'acqua manca, se non piove, se non nevica sull'arco alpino, ecco che la produzione di energia da idro passa da 44 a 32. Quindi, ahimè, l'acqua, perlomeno diciamo, in certe fasce diciamo, climatiche del mondo, soffre fortemente, diciamo, degli effetti di cambiamento climatico per via della diminuzione delle precipitazioni. Non sembra assolutamente, diciamo, dai dati, dalle serie storiche, che invece la risorsa eolica ne patisca. Anzi, se vogliamo, come dire, la circolazione di aria nell'atmosfera complessivamente aumenta. Anzi, ce ne accorgiamo che i venti sono anche, come dire, come percezione personale, tendenzialmente sono in aumento. Questo, diciamo, questa immagine riporta quella che è uno dei più grandi parchi eolici offshore al mondo, alla foce del Tamigi. L'offshore diciamo, avrà una grandissima espansione in tutto il mondo per tanti motivi.
il principale dei quali è legato al fatto che il vento soffia più forte in corrispondenza del mare. Il vento è nella nostra area geografica, spira essenzialmente da sud-ovest verso nord-est, e poi eventualmente, e quindi le nazioni meglio baciate dal vento sono quelle che si affacciano sull'Atlantico, sul Canale della Manica, sul Mar del Nord. Parte del vento si insinua anche attraverso quello atlantico, si insinua anche attraverso il canale di Gibilterra, va a investire le zone della Sardegna, della Sicilia, dell'Appennino del Sud, e poi eventualmente risalendo questo vento può arrivare addirittura anche in Liguria. E questa mappa cromatica mostra quelle che sono, tratta diciamo dall'Atlantico eolico d'Italia, sviluppato negli anni 2000 dall'Università di Genova, riporta appunto quelle che sono la risorsa eolica in termini di energy to power ratio. Non mi sono soffermato più di tanto, ma l'energy to power ratio significa che se un impianto ha una potenza nominale, supponiamo 1 MW, questo è in grado di produrre un certo quantitativo di energia in megawatt ora. Il massimo è pari a 8.760, che sono il numero di ore in un anno. E questo è un indice, diciamo, per così dire, della costanza del vento nel tempo, oltre, diciamo, della sua velocità media. La Liguria, appunto, è interessata da venti in certe zone interessanti, profittevoli da un punto di vista dell'investimento rinnovabile, perché appunto ci sono questi venti atlantici che investono dapprima sicuramente, diciamo, le zone della Basilicata, l'Alta Irpinia, le Murge, eccetera, la Sardegna, la Sicilia, ma poi questi venti eventualmente girano intorno alla Corsica, che qui è scomparsa, e raggiungono per esempio il nostro Appennino nella zona qui del Finalese. Questo è uno degli impianti che si intravedono anche, diciamo, dalle autostrade e dalle autostrade Liguri, o le zone, diciamo, dell'Appennino tra le province di Spezia e Genova. Gli aerogeneratori stanno crescendo sempre più d'Italia, quindi siamo qui al 2021 record, diciamo, è un aerogeneratore di General Electric che ha un diametro palare di 220 metri. E questa è una macchina pensata per applicazioni offshore. Questa è una macchina da 14 megawatt, la più grande attualmente. Ok, qualcosa del vento vi ho detto, del solare, mi piace, come dire, in questa velocissimo excursus, ricordare, appunto, diciamo, per quanto riguarda il primato tecnologico di Genova e delle menti genovesi e ligure, il fatto che anche, non solo per quanto riguarda l'idro, ma anche per quanto riguarda il solare, quello fatto con gli specchi, collettori a concentrazione, quegli impianti che producono vapore, il quale vapore aziona le turbine, ma questa energia termica viene prodotta dal sole, questi primi impianti sono stati concepiti, non solo concepiti, realizzati a Genova, da una mente brillantissima che è il professor Giovanni Francia, che ha concepito e realizzato tutta una serie di impianti a concentrazione solare. Lui stesso, diciamo, nel 1964 pubblicava uno scritto che si chiamava Verso una città solare, e quindi verso una nuova organizzazione energetica, come dire, delle comunità dove vi fosse la produzione in loco dell'energia termica ed anche elettrica da impianti collocati laddove, diciamo, la domanda di energia si trova. Francia si è occupato di solare a torre, ma si è occupato anche, soprattutto si può dire che è il padre del solare con gli specchi di tipo lineare, cosiddetti Fresnel. E questo è un recentissimo impianto realizzato in Sicilia, e questa è una fotografia di un anno e mezzo fa. Ebbene, questo impianto Fresnel a specchi lineari con ricevitori lineari cilindrici è un impianto che assolutamente rispecchia veramente nell'estremo dettaglio quelli che erano i criteri di dimensionamento che Francia aveva proposto e sviluppato. Il solare naturalmente non è soltanto il solare fatto degli specchi, delle alte temperature per produrre la produzione di vapore per azionare turbine, ma è soprattutto il solare dell'elettronica e della fisica quantistica, quindi è il solare della
è il solare fotovoltaico. Il materiale fotovoltaico, già ve lo dicevo, diciamo, poc'anzi, la tecnologia ha fatto balzi da giganti e i costi si sono ridotti a oltre un, a, di 10, a un decimo nel corso degli ultimi 15 anni. Questo ha fatto sì che, diciamo, oggi, soprattutto nelle zone dove il sole abbonda, naturalmente possiamo pensare alle zone dell'Africa del Nord o anche dell'Africa australe, ebbene, il fotovoltaico, visto ha un levelized cost of electricity il più basso fra tutte, diciamo, le tecnologie per la produzione di energia elettrica. Qui vediamo qui un esempio di un grandissimo impianto che verrà collocato a ovest del fiume Nilo. Torna qui lo scudetto, il logo colorato di Unige per ricordare come il fotovoltaico può essere applicato in svariati ambiti e anche e soprattutto non a terra. Questo è un altro esempio di solare non a terra sul tetto. Abbiamo visto lo Smart Energy Building di Savona, l'edificio super coibentato e geotermico, ma questa invece è un'altra applicazione dove abbiamo il solare fotovoltaico. Questa è una realizzazione del 2015, ho partecipato anch'io a questo progetto. È una serra presso il centro di ricerca CERSA di Albenga, dove l'energia elettrica necessaria per la climatizzazione, poi ve ne parlerò anche più avanti, è prodotta da un tetto semitrasparente in moduli a silicio cristallino. E questo, diciamo, questo è un impianto da 2 kW. Si parla tanto in questi giorni di agrivoltaics. Bene, questo è un esempio di agrivoltaics. Non è detto che le piante abbiano bisogno di tutta la luce che in una serra si ha a disposizione. Quindi si può ombreggiare con oculatezza per produrre energia elettrica. Questa rassegna, appunto, vi ho parlato velocemente di idro, di eolico, di solare, vi parlo anche velocemente di geotermico. Io, oltre che essere, come dire, un piccolo ricercatore di solare, sono anche un piccolo ricercatore del geotermico, in particolare del geotermico con le pompe di calore. Sono diversi tipi di geotermico, c'è il geotermico cosiddetto delle alte entalpie e delle alte temperature, che è quello che fa sì che, qualora, laddove si abbiano a disposizione dei geysers, siamo a Yellowstone, siamo in Islanda o siamo all'Arderrato in Toscana, benissimo, una cosa meravigliosa, canalizzo questo vapore disponibile dalla terra per via, diciamo, di particolari condizioni di presenza di sacche magmatiche essenzialmente e della presenza di acqua di superficie, mando questo vapore direttamente in turbina e produco energia elettrica. Naturalmente qui vedete alcune immagini tratte, diciamo così, dagli impianti che sono collocati in questa zona della bassa Toscana. Naturalmente i geysers sono, ahimè, presenti in certe zone del mondo e non ovunque. C'è una geotermia invece che, qui ci sono, tanto scorrono alcuni dati sulla potenza tipica del geotermico ad alta temperatura, ad alta entalpia, in Italia. C'è un geotermico che è quello realizzabile ovunque, per esempio noi l'abbiamo realizzato a Savona, l'abbiamo realizzato a Albenga, l'abbiamo realizzato, vedete, anche nella zona dell'ospedale San Martino, nelle slide che seguiranno. Ed è il geotermico dove le pompe di calore traggono l'energia termica, la cosiddetta sorgente inferiore del ciclo termodinamico dell'impianto, sottraendo calore al terreno. Qual è il vantaggio di una pompa di calore che utilizza il terreno piuttosto che l'aria ambiente? È che il terreno ha delle temperature particolarmente miti e soprattutto molto stabili durante l'anno. Quindi anche nei mesi più freddi dell'anno, quando la temperatura dell'aria ambiente magari scende a 7-8 gradi, anche sulla costa Ligure, questo perlomeno era quello che accadeva storicamente prima di questo aumento di temperatura, il terreno, se a Genova la temperatura media storica di gennaio è intorno a 8 gradi, la temperatura del terreno sempre a Genova è 18 gradi, quindi dal punto di vista del secondo principio della termodinamica, il terreno, come dire, fa funzionare molto meglio la pompa di calore in termini di coefficiente di prestazione. Questo fa sì che la quota parte di energia rinnovabile erogata a una pompa di calore possa salire all'80%. Il resto, 20%, è elettricità che auspicabilmente e sicuramente un giorno sarà tutta prodotta da energie rinnovabili. Vi dicevo della Svezia, che, diciamo, ha una grandissima produzione di energia elettrica da rinnovabile, soprattutto per via della, diciamo, della disponibilità dei corsi d'acqua. Ne
Ma anche là, la Svezia, diciamo, è il paese che utilizza meno caldaie in Europa. Qui vedete questa immagine, siamo nei dintorni di Göteborg, e tutti i pallini che qui vedete in blu, ma anche quelli in rosso, sono pompe di calore geotermiche, che utilizzano scambiatori interrati o impianti cosiddetti ciclotermici. Questo, diciamo, ha consentito, diciamo, e consente alla Svezia di essere un paese a bassissime emissioni di anidride carbonica, perché l'energia elettrica è rinnovabile, la climatizzazione si fa senza le caldaie. Nuovamente lo scudetto di Genova, e quindi ciò che si può fare. Questo è un esempio, è la mia prima, come dire, la prima volta in cui io mi sono cimentato con il geotermico nel 2004. Allora ne sapevo veramente poco, e da allora mi sono messo a studiare. Questo è un picco, è l'asilo nido aziendale dell'ospedale San Martino, che dal 2004 è climatizzato con questa pompa di calore prodotta in Italia, utilizza due scambiatori verticali di profondità 90 metri, e a tutt'oggi 2022 funziona ancora perfettamente. Di tanto in tanto io stesso telefono, come dire, alle insegnanti, mi permetto di disturbare gli insegnanti, i quali magari non sanno nemmeno il perché e il per come il loro impianto sia stato concepito nell'Università di Genova, e funziona ancora tutto senza problemi, con un risparmio peraltro. Siamo nuovamente qui allo Smart Energy Building di Savona. Perdonate un pochettino questo rimbalzo, Unige Tecnologie, che vi faccio. Lo Smart Energy Building, questo edificio che essenzialmente è super coibentato, ha il fotovoltaico sul tetto, ma ha anche la pompa di calore, che è alimentata dal punto di vista dell'energia termica, da 8 scambiatori interrati da 125 metri ciascuno di profondità, quindi la profondità complessiva è 1000 metri. Sono due disegni qui, la fotografia da Google Map è la disposizione poi finale degli scambiatori di calore. A progetto dovevano essere allocati, come dire, intorno al perimetro dell'edificio, poi per diverse ragioni sono stati. Diverse ragioni, senza dirlo a Unigino, questa è un'altra storia che poi vi racconterò per chi ne avesse voglia di sentirla. Sono stati collocati quindi in corrispondenza del parcheggio, e questi, diciamo, forniscono il calore necessario alla pompa di calore. Qua siamo nuovamente al dell'elettro scudetto dell'Università di Genova, alla Serra Samlab, presso il centro CERSA di ricerca in agricoltura di Albenga. Non abbiamo soltanto il fotovoltaico del tetto, ma qui abbiamo, sempre grazie a un progetto, un finanziamento che ha ricevuto Unige, abbiamo anche, diciamo, asservito questa serra, sia per quanto riguarda la climatizzazione in caldo che quella in freddo, di un sistema a pompa di calore geotermica. Qui vedete la pompa di calore, quindi consente, attraverso questa unità di trattamento aria, di climatizzare l'aria ambiente, quindi, diciamo, controllare le temperature dell'aria, ma soprattutto anche controllare le temperature dei banchi di coltivazione, perché ci sono delle specie, per esempio quelle che riguardano fiori e bulbi, dove appunto i migliori risultati in termini di qualità della fioritura e tempistica della fioritura si ottengono controllando attentamente la temperatura del basamento di coltivazione. Per esempio, voglio le stelle di Natale disponibili sul mercato di Sanremo il 10 di dicembre. Bene, abbasso, alzo la temperatura del banco di coltivazione, e in questo caso questa serra viene fatta grazie a questa pompa di calore geotermica. Estrae il calore dal terreno, lo inietta nel terreno e riceve l'energia elettrica dal tetto. Sono le ultime due slide. La via verso la decarbonizzazione del pianeta, buone e meno buone notizie. Allora, e qui mi rifaccio, queste sono slide che peraltro, diciamo, ho già presentato un mio intervento al Salone Orientamenti, quindi perdonate se cito e plagio, per così dire, me stesso in queste slide. Ebbene, una delle questioni discusse, e ritorniamo alla questione iniziale del carbone, diciamo, che Sebastiano Tringali ci aveva introdotto, quindi la questione del bando dell'utilizzo del carbone, in questo caso sarebbe coal phase out, piuttosto che coal phase down. Come dire, va bene, ok, continuiamo a utilizzarlo, ma fra virgolette cerchiamo di usarne sempre meno. Naturalmente, poi l'accordo del COP26, siglato anche sotto la spinta di diversi paesi che producono carbone, vendono carbone, sono ricchi per via dell'esportazione di carbone. Sì, la risoluzione finale riguarda il coal phase down, che è una pessima notizia per il pianeta. E tra i paesi che hanno spinto verso il coal phase down c'è stata l'Australia. Io conosco l'Australia,
Bene, perché ho lavorato anni, tanti anni all'università a Sydney, all'Università di New South Wales, quindi mi piace interessarmi delle cose dell'Australia. Qui stiamo parlando non tanto dello stato del New South Wales, quanto nello stato del South Australia. È uno stato molto grande, più grande dell'Italia, però piccolo come abitanti, 1,8 milioni di abitanti, un po' più abitanti più o meno quanti ce ne sono in Liguria, un po' di più. Ma siamo di quell'ordine di grandezza. Bene, l'Australia è uno dei più grandi esportatori e produttori di carbone. Tutto il carbone che i cinesi, tutto, insomma, gran parte del carbone che i cinesi utilizzano proviene dall'Australia. E l'Australia, diciamo, è una nazione ricca per via delle risorse minerarie e il carbone è una tra queste. Ma mentre, diciamo, l'Australia continua a far business col carbone, però si sta attrezzando per il futuro prossimo 21. Nello specifico dello stato del South Australia ci si è oramai già arrivati alla situazione dove, per quanto riguarda il settore elettrico, vedete questo grafico che è tratto, diciamo così, dall'equivalente di Enel Terna del South Australia, si chiama Energy South Australia. Qui vedete la produzione elettrica, sono 1500-1600 megawatt che fluttuano giorno e notte, questa è la domanda elettrica. Com'è che viene coperta la domanda elettrica? Verde eolico, giallo chiaro e giallo più scuro è fotovoltaico. Quindi di notte, questo siamo a fine di ottobre, adesso siamo nella piena estate, o meglio piena, fine dell'estate australiana, queste performance sono addirittura ancora migliori. Di notte 100% energia elettrica da eolico, di giorno 100% energia elettrica da solar. E voi potreste pensare, ma perché, come dire, è cessato di spirare il vento sul tuo South Australia? No, di certo. Siccome di giorno c'è tantissima energia solare, fotovoltaica, di cui la cosa fantastica, di questo 100% solar, 82% è solar rooftop, se riusciste a leggere questa didascalia, cioè solare sui tetti delle case. Quindi, e dicevo appunto, 82% di solar rooftop, di solare integrato nell'edificio è una cosa fantastica, è il futuro oggi. Ma del futuro oggi c'è anche il fatto che in Australia anche il vento soffia anche di giorno. Siccome però il South Australia non è in grado di adesso esportare l'energia elettrica, quella in sovrappiù, in questo caso da vento, verso gli stati confinanti, Victoria, New South Wales, Northern Territory, eccetera, questa Australia, deve chiudere i parchi eolici, deve spegnere le turbine. Ma cosa stanno facendo e cosa riusciranno a fare nel giro di 5-10 anni? Intanto esportare l'energia elettrica in sovrappiù da eolico, da solare verso gli stati confinanti, ma soprattutto poi addirittura esportare idrogeno verde, quindi idrogeno prodotto per elettrolisi grazie all'energia elettrica in sovrappiù, e questo idrogeno verde, insieme all'elettricità verde in sovrappiù, verrà addirittura dispacciata nei paesi asiatici a nord dell'equatore. E al punto appunto che, tornando qui dicevo prima a Edison e a Tesla, c'è un enorme progetto in avanzato stato, diciamo così, non di realizzazione, no, ma di progettazione sì, per un grandissimo elettrodotto in corrente continua. Qui, diciamo, sarebbe interessante disquisire del perché e del per come. Edison diceva corrente continua e Tesla diceva corrente alternata. E abbiamo poi utilizzato per 100 anni la corrente alternata, mentre invece adesso ci stiamo muovendo nuovamente verso la corrente continua, ma ad altissima tensione, 1.000.000 passa di volt. Ebbene, gli australiani produrranno idrogeno verde con il surplus di elettricità e porteranno addirittura l'elettricità da Northern Territory, quindi nella parte nord dell'Australia, la città capitale Darwin, fino addirittura a Singapore, attraversando l'equatore. E quindi l'Australia sta viaggiando a velocità supersonica verso un futuro completamente decarbonizzato, dove loro continueranno a fare un business colossale, decideranno un certo giorno tra 5-10 anni, ok, non abbiamo più bisogno di vendere carbone, vi vendiamo idrogeno verde, vi portiamo l'elettricità fino a Singapore piuttosto che in Indonesia. Piuttosto. Bene,
Bene, avrei concluso, spero di non essermi dilungato troppo e vi ringrazio. Se ci sono qualche domanda le lasciate in chat e tolgo la condivisione del mio schermo. Interrompi condivisione. Allora, intanto ringraziamo Marco Fossa anche per la disponibilità, la chiarezza espositiva, per essere rimasto nei tempi e lo congediamo perché lo sappiamo impegnato da qui a poco in un altro evento pubblico, per cui grazie e spero arrivederci nelle nostre zone alchemiche. E per presentare Sara Capuzzo della cooperativa è nostra. Mi rifaccio all'esempio di prima, al mio timone storico che non abbandono, ma solo per rilevare che in quell'esperienza che ha ancora richiamato il professor Fossa dei nostri 1100 cavalli a corrente continua che partono dalla centrale intitolata Galvani di Isoverde, quell'elemento crea le precondizioni per un enorme sviluppo industriale. E ricade sul territorio con conseguenze occupazionali. Basti pensare che l'industria coinvolta sin dall'inizio in questo elemento innovativo, ovvero lo iutificio di Andrea Costa, nel giro di pochi anni arriva a richiamare 800 persone, 800 operai e operaie in Val Polcevera, da territori che invece da molti decenni erano vocati all'emigrazione transoceanica oppure all'emigrazione interna. Quindi è indubbio un elemento, una ricaduta sociale e occupazionale, ma chiaramente mancano tutti quei presupposti etici e valoriali che invece altri tipi di società contemporaneamente stanno portando avanti. Alludo, ovviamente alla cooperazione di produzione e consumo, che in Italia in campo energetico in quegli anni viene frenata dai monopoli naturali, dalla scarsa capitalizzazione, ma sono storie che non riguardano in questo momento, ma mi servono per stabilire e chiaramente ribadire che lo strumento cooperativo non solo è radicato negli stessi anni in cui prende forma la rivoluzione industriale, ma può costituire una risposta altrettanto cogente per quanto riguarda le rinnovabili. Quindi arriviamo a una cooperativa che sta avviandosi a traguardare i 10 anni, la cooperativa è nostra che presiede Sara Capuzzo e alla quale oltre a chiedere di riportarci un poco a terra e nel presente, anche di collegarsi a questa gravissima crisi energetica che, ripeto, i cui presupposti la fanno assomigliare alla più grande crisi energetica degli ultimi 50 anni. Ricordo quella del 1973 anche personalmente, ma comunque sia, non sta andando bene, non sta andando in quella direzione di carbone bianco auspicato. Sara. Grazie mille per l'invito, grazie per la presentazione, buonasera a tutte e tutti. Sì, la situazione è critica, purtroppo lo sappiamo tutti, perché mentre normalmente del tema energia si occupano magari gli esperti del settore o comunque insomma ci si pensa solo quando si deve fare appunto il pagamento della bolletta, ora è diventato un tema attuale e costante di tutti i giorni, sia per le famiglie che per le imprese, perché ci sono dei rincari che impattano pesantemente e che preoccupano, perché chiaramente non era atteso questa impennata dei prezzi e non si sa evidentemente come poi evolveranno le cose. Tra l'altro, sono stati dei provvedimenti a livello governativo importanti che hanno delle ripercussioni negative anche sulla produzione e sul consumo di energia rinnovabile. E questo minaccia particolarmente il processo di decarbonizzazione che è in atto e che dovrebbe invece accelerare, visti gli impegni che abbiamo a livello europeo di obiettivi di energia da fonte rinnovabile, perché con questi provvedimenti di fatto si va a stoppare il settore, a metterlo in difficoltà e a creare delle situazioni di incertezza che poi ovviamente scoraggiano anche gli investitori. Noi proprio oggi abbiamo mandato una lettera aperta al presidente Draghi proprio per dare evidenza di un esempio di iniziativa dal basso di transizione energetica cooperativa e dare evidenza del fatto che ci sono altre strategie per raggiungere dei risultati di mitigazione della bolletta energetica. Noi ne abbiamo proposta una e l'abbiamo adottata, diciamo, per i nostri soci sovventori, quindi i soci che partecipano alla produzione
di energia, quindi alla realizzazione di nuovi impianti collettivi. E a questi soci abbiamo destinato l'opportunità di avere appunto una tariffa a prezzo fisso, che quindi era svincolata dalle dinamiche del mercato. Questa opportunità ha determinato dei risparmi nell'arco di 6 mesi, nel secondo semestre del 2021, di quasi 190 euro. E ora queste, le novità del decreto Sostegni Ter potrebbero costringerci a interrompere questa iniziativa, perché si va ad impattare anche nel caso degli impianti in market parity, quindi impianti che non che non richiedono incentivi, che non accedono agli incentivi, anche in quel caso è previsto che ci sia un tetto al valore dell'energia e questo ci costringe a, come dire, stoppare questa iniziativa. Quindi abbiamo mandato una lettera chiedendo chiarimenti, perché in effetti non è chiaro se questo provvedimento sarà applicato anche agli impianti allacciati nel 2021. Però è un tema importante. Noi adesso stiamo andando verso i 10.000 soci, ne abbiamo quasi 1.000 che partecipano agli impianti collettivi. Questo per noi è un esperimento che doveva essere esteso progressivamente a tutti i soci per fare in modo che tutti partecipino alla produzione e al consumo di energia rinnovabile. E vedremo come andranno le cose. Comunque, insomma, il tema è molto caldo per tutti. Io ho qualche slide veloce, al di là di questa azione che ci tenevo a raccontare perché è appunto un'azione di oggi, credo che si veda dallo schermo, forse sì. Allora, io ho iniziato parlando appunto della produzione collettiva. Enostra era nata come cooperativa di utenza, quindi acquistava energia rinnovabile dagli impianti selezionati, la rivendeva ai soci, poi ha subito ritenuto opportuno chiudere il cerchio tra la produzione e il consumo per andare appunto a incidere in qualche maniera nel mercato, andando a produrre nuova energia oltre ad acquistarla dagli impianti già di soggetti terzi. E quindi ha avviato un processo di fusione con la cooperativa Rete Energie, tra l'altro è la cooperativa di cui anche Daniele era vicepresidente, quindi insomma abbiamo una storia comune anche noi. E quindi per chiudere il cerchio tra la produzione e il consumo e offrire appunto questa opportunità ai soci. E, oltre a produrre e vendere elettricità rinnovabile tramite appunto l'azionariato diffuso e la partecipazione dei soci, Enostra si occupa anche di fornire servizi e soluzioni per il risparmio energetico ai propri soci, che sono sia famiglie che imprese. Quindi di fatto si opera per razionalizzare la spesa energetica prima ancora che pensare di produrre e di vendere energia rinnovabile in modo da appunto mitigare la spesa energetica. In particolare adesso andremo a stressare questo aspetto proprio per le aziende che ci stanno chiedendo supporto per capire come comprimere questa bolletta che si è fatta così pesante. Quindi il tema della razionalizzazione dei consumi diventa particolarmente attuale in questa fase. Poi ci occupiamo di fare formazione e informazione a vari livelli, quindi sia per gli studenti, per alunni delle scuole dalla primaria in su, ma anche per operatori del settore, quindi formazione di tipo professionale o per consumatori vulnerabili, quindi soggetti che abbiano l'esigenza appunto di mettere a punto delle buone pratiche proprio per contribuire anche in questo senso a ridurre questa spesa energetica. E poi ci occupiamo anche di attivare comunità energetiche rinnovabili, quindi affianchiamo i soggetti che sono interessati appunto a costituire, ad avviare questo tipo di progetto che è una delle novità più importanti del mercato elettrico di questi ultimi 2 anni. Vado rapidamente sul tema delle comunità energetiche in maniera molto sintetica, perché poi lascio spazio a Daniela che approfondirà il tema. Comunque racconto molto brevemente di cosa si tratta. Una comunità energetica rinnovabile è un soggetto che è abilitato a produrre, a consumare, ad accumulare e vendere energia rinnovabile, nonché a scambiarla appunto tra i membri che partecipano. Questi membri possono essere le famiglie, possono essere le piccole e medie imprese, gli enti e le autorità locali. E il soggetto può essere un aggregato in qualsiasi forma, purché non sia animato dal profitto come prima finalità. Quindi questo è uno degli aspetti principali. Questo soggetto è basato sulla partecipazione aperta e volontaria ed deve essere controllato da chi partecipa, dai membri, quindi dagli azionisti. E l'obiettivo principale è determinare benefici ambientali, economici e sociali ai soci, ai membri che partecipano, ma anche ai territori
su cui queste iniziative insistono. In particolare ci preme, insomma, stressare gli obiettivi sociali e ambientali, il fatto che in questo modo si dà la possibilità ai territori, alle famiglie, alle imprese di partecipare alla transizione energetica, avendone, diciamo, dei benefici, quindi in questo modo si rende la transizione più desiderabile, più accessibile. E si opera per sensibilizzare tali membri proprio all'uso razionale dell'energia, quindi ovviamente a utilizzare l'energia quando gli impianti rinnovabili producono, ma anche a magari valutare di smettere le fonti fossili per spostare integralmente i consumi sull'elettrico. E ovviamente è uno strumento importante per combattere la povertà energetica se si introducono dei meccanismi appunto che privilegino i consumatori vulnerabili. Consente di avviare dei modelli innovativi di relazioni virtuose tra tutti i soggetti che partecipano, quindi quelli che abbiamo detto, ma in generale anche tutti gli stakeholder del territorio. È un modo, un'opportunità per favorire l'economia locale, per formare delle risorse in tema appunto di gestione dell'energia, e questo pian piano soprattutto adesso che la normativa non è più la normativa di transizione, ma quella definitiva che amplia i confini di queste iniziative. Poi immagino che appunto Daniela ne parlerà anche più tardi, si va a creare delle opportunità di lavoro ovviamente sui territori. E poi è interessante il fatto che attraverso queste iniziative si possono innescare degli altri progetti di carattere collettivo che possono spaziare dai temi della sostenibilità, ma in senso più ampio anche sui beni comuni o su altre tematiche che sono di interesse proprio dei soggetti che partecipano. Il tutto finalizzato appunto a rivitalizzare le comunità, a mitigare lo spopolamento dove questa è una criticità, a favorire l'inclusione o comunque a determinare gli impatti che questo tipo di iniziative possono generare in base agli obiettivi dei promotori. E noi procediamo nell'affiancare i soggetti promotori, seguiamo un percorso di 5 fasi. La prima fase è lo studio di fattibilità sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista tecnico, quindi si fa anche la mappatura degli stakeholder appunto per capire come coinvolgerli e come valorizzare il ruolo di ciascuno. Si fa una seconda parte che è l'incontro con la cittadinanza per raccogliere le preadesioni al progetto, per presentare, per far capire quali siano i benefici e si fa appunto la campagna di raccolta delle adesioni, l'analisi dei dati. E infine, cioè infine, la fase conclusiva di questo percorso è la terza, che è la fase appunto della consulenza legale, la costituzione della comunità energetica. Quindi si va a costituire con tutti i membri che hanno preaderito, che hanno deciso di continuare questo percorso. Poi, se l'impianto non è già stato realizzato nel frattempo o se non era realizzato, insomma, nell'ultimissimo periodo, si vanno a realizzare uno o più impianti fotovoltaici e poi alla fine c'è l'attivazione della comunità energetica registrandola nel portale del GSE. Poi, lungo tutto il percorso, in realtà non solo nella fase quinta, c'è la formazione degli organi, diciamo, della parte amministrativa e politica, della parte tecnica del comune e di tutti quelli che partecipano al percorso, quindi una crescita continua. Stiamo seguendo una serie di progetti che sono a vari livelli delle fasi di lavoro del percorso che vi ho appena raccontato, e in particolare ne racconto giusto una slide. C'è 3 slide per raccontare 3 progetti. Questa è la comunità energetica di Ussaramanna, in provincia del sud Sardegna, una comunità che è stata costituita il 14 luglio dell'anno scorso, è stata fatta l'assemblea appunto questa che vedete nella foto. I fondatori sono 62 e sono famiglie e imprese, sono tutti cittadini che hanno deciso di prendere parte a questa opportunità. L'amministrazione aveva l'obiettivo di abbattere la spesa energetica delle famiglie e delle imprese, e infatti ha stanziato le risorse per realizzare gli impianti a fondo perduto, quindi non ha l'obiettivo di rientrare dell'investimento, quindi può lasciare tutto il beneficio ai territori, ai membri che partecipano. È interessante che l'amministrazione ha già cominciato a considerare questo soggetto che è nato come un soggetto da consultare in tema di politiche energetiche territoriali, quindi gli ha dato una dignità prima ancora che i membri, diciamo, che ne fanno parte possono avere già le competenze necessarie, quindi questo stimola alla crescita di tutti i partecipanti. E ha in programma anche di orientare e stimolare la partecipazione anche investitori privati, quindi famiglie che partecipino, per allargare ulteriormente la comunità energetica.
a Villanova Forro, è sempre un comune, sempre nel sud Sardegna, hanno lavorato in parallelo, i soci fondatori sono 34, lo stesso in questo caso il comune appunto ha stanziato le risorse a fondo perduto, ha ceduto poi la scuola sul cui tetto è stato fatto l'impianto a un'associazione, e quindi partecipa come produttore terzo di fatto. E in entrambi i casi chi partecipa all'organo di amministrazione delle comunità energetiche non è, diciamo, coinvolto, non fa parte dell'amministrazione, quindi sono tutte figure o cittadini o magari ex dirigenti del comune, ma non c'è il sindaco, diciamo, non sono coinvolti gli assessori. E il comune di Villanova Forro intende già stanziare ulteriori risorse per aumentare la potenza e assieme al comune di Saramanna stiamo partecipando a un progetto LIFE per evolvere l'iniziativa soprattutto dal punto di vista tecnologico e del monitoraggio. L'ultimo caso che vi racconto è quello di Piccari, in questo caso sono in fase di realizzazione degli impianti sulle case popolari, quindi le prime famiglie interessate saranno proprio quelle residenti in queste case popolari, poi saranno, diciamo, sarà aperta, cioè è già aperta la possibilità di aderire anche gli altri, ma diciamo la priorità nella ripartizione dei benefici è riservata ai residenti delle famiglie delle case popolari. Quindi è stato coinvolto in questo caso anche l'Agenzia per la Casa e c'è la cooperativa di comunità che è molto attiva nel territorio di Vicari che avrà poi un ruolo successivo nell'evoluzione del progetto quando appunto si andranno ad espandere. Io mi fermerei qua anche perché appunto mi sembra un po' tardi, vorrei lasciare spazio poi a Daniela, comunque eventualmente sono a disposizione se per qualsiasi domanda. Grazie mille. E ringrazio moltissimo Sara Capuzzo, che ricordo essere presidente della cooperativa È Nostra, con la quale siamo potuti entrare nel cuore del titolo del nostro webinar, quindi Energia dai territori. E per non spezzare il climax, darei subito la parola a Daniela Patrucco, che è presidente di Energy for Com, e un altro player importante, l'abbiamo già conosciuta nel nostro primo incontro. Specificamente sulle comunità energetiche, le passo la parola senz'altro, visto che i tempi sono stretti. Grazie. Daniela. Buonasera, grazie a tutte e a tutti per essere ancora presenti e grazie per l'invito ad Alchimie. Sì, io una breve introduzione. Beh, non sono presidente di Energy for Com, ma sono socia fondatrice insieme ad altri 9 soggetti. Noi siamo una cooperativa molto molto giovane, ci siamo costituiti a febbraio del 2021, quindi praticamente un anno fa. Abbiamo però, come dire, raggruppato una serie di esperienze pluridecennali in tutti gli ambiti energetico, di gestione della rete, che, come dire, in qualche modo sono utili per la realizzazione di comunità energetiche. Infatti, la realizzazione di comunità energetiche è esattamente, come dire, lo scopo della nostra cooperativa. Io passerei subito alla condivisione della mia presentazione, grazie. Perché appunto magari approfondisco il tema delle comunità energetiche cercando di non ripetere troppo ciò che è già stato detto. Presento brevemente la cooperativa. Noi siamo una cooperativa startup innovativa. Abbiamo scelto la formula della cooperativa perché, come dire, pensiamo di voler lavorare per soddisfare le esigenze di persone, organizzazioni pubbliche e aziende attraverso un'impresa di proprietà congiunta e controllata democraticamente. L'energia è un bene comune, quindi noi pensiamo che debba restare nelle disponibilità e così come i benefici che produce nella disponibilità dei cittadini. La cooperativa naturalmente lavora per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. È una startup innovativa perché, come dire, per definizione possiamo dire che le comunità energetiche sono processi di innovazione anche sociale, ma anche tecnologica, tant'è che al di là degli impianti di produzione di energia, le comunità energetiche hanno bisogno anche di misuratori dei flussi di energia, piattaforme di gestione e monitoraggio. Quindi noi abbiamo messo insieme questa innovazione tecnologica e sociale. Appunto, dicevo, ci siamo costituiti nel febbraio del 2021, appunto 9 soci fondatori che sono già diventati 19 perché la nostra idea è quella di, come dire, aggregare il più possibile i soggetti con cui lavoriamo nei territori,
siano essi cittadini, quindi i beneficiari finali dei nostri interventi, ma anche professionisti, imprese, cioè persone che possono, come dire, avvantaggiarsi eventualmente del nostro supporto per poter, come dire, migliorare oppure intraprendere la loro attività economica nei territori. Cosa vogliamo fare? Vogliamo cambiare il mercato elettrico, sostanzialmente restituendo la gestione dell'energia alle comunità locali con un modello energetico cooperativo che, come dire, tenga conto delle esigenze dell'altro senza perdere le proprie caratteristiche. Questo è molto interessante perché proprio il tema della condivisione dell'energia prodotta, che è caratteristico delle comunità energetiche, lo vedremo dopo, spinge proprio in questa direzione. Cioè una comunità energetica funziona se si tiene conto dell'esigenza di tutti. In qualche modo fa tramontare il modello per cui chi ha più potere d'acquisto ha più potere in assoluto, perché, come dire, se anche io ho le risorse per realizzare un impianto fotovoltaico, ma poi non trovo nessuno che consuma la mia energia, non posso beneficiare degli incentivi. Quindi è opportuno che appunto i benefici complessivi siano sempre in equilibrio. Naturalmente, quindi alle comunità energetiche possono partecipare tutti i semplici consumatori, quindi, e anche i produttori. Il nostro modello come funziona? Noi ci rivolgiamo naturalmente agli enti territoriali, comuni in primis, che sono veramente direttamente stimolati proprio dalla direttiva europea e anche dalla normativa nazionale come dire, a promuovere la realizzazione di comunità energetiche, direttamente ai cittadini, alle istituzioni, ma anche appunto, come dicevo, alle imprese, ai professionisti, alle ESCO, alle utility, a tutti coloro, cioè, che possono partecipare all'economia della realizzazione di una comunità energetica, lasciando però il controllo ai cittadini, alle comunità locali. Naturalmente, perseguiamo con la nostra azione alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare la riduzione della povertà, in particolare quella della povertà energetica, la produzione di energia pulita e accessibile, quindi a un costo inferiore a quello di mercato, come dire, la realizzazione di città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabile, naturalmente un'azione per il clima grazie alla riduzione delle emissioni. Abbiamo una doppia strategia di azione. Allora, la prima riguarda in realtà la progettazione, realizzazione e gestione di comunità energetiche specifiche, quindi un progetto puntuale in un territorio che seguiamo, come dire, dall'inizio, fino alla sua gestione. E poi invece abbiamo una seconda strategia di azione che è quella di supportare le pubbliche amministrazioni nella realizzazione di piani di azione di area vasta per la realizzazione di comunità energetiche. Quindi, come dire, cercherò nel più breve tempo possibile di ragionare su queste due strategie, partendo dal percorso di costruzione e gestione di una comunità energetica. Rapidissimamente, come dire, siamo alla fine di un percorso normativo che è partito nel 2018-2019, con due direttive, in particolare la RED 2 che ha istituito le comunità energetiche. Il recepimento definitivo è avvenuto nel novembre del 2021. In questo momento stiamo aspettando i decreti attuativi, ma grazie al recepimento provvisorio che era avvenuto nel 2020, abbiamo comunque già come dire, uno scenario su cui possiamo lavorare. Comunità energetiche, come diceva Sara Capuzzo, sono un aggregato di soggetti che può produrre, consumare, condividere, vendere e stoccare energia da fonte rinnovabile. Naturalmente questo approccio può generare risparmi per gli utenti, ma anche impatti ambientali positivi e anche, come dire, un bilanciamento interessante per le reti di distribuzione nazionale e un valore economico per i membri della comunità. Come si progetta una comunità energetica? Allora, gli obiettivi devono essere di tipo socio-economico ambientali per la comunità locale, ma anche per migliorare la PIL del territorio. Abbiamo ad esempio tutti i problemi delle aree interne a rischio di spopolamento che, grazie al fatto di riappropriarsi del bene comune energia, possono intanto controllarne il prezzo. In questo periodo è molto chiaro che chi si sia dotato o si fosse dotato in passato di impianti di produzione di energia, come dire, non sarebbe soggetto alle perturbazioni di prezzo a cui siamo invece soggetti in questo momento. Naturalmente il fatto di sviluppare comunità energetiche, quindi aumentare la produzione di rinnovabile, vuol dire rivitalizzare l'economia locale, perché,
come dire, producendo, costruendo nuovi impianti, avremo bisogno di professionisti che li progettano, di imprese che realizzano gli impianti e poi di soggetti che ne fanno la manutenzione. Naturalmente uno degli obiettivi è anche quello di mitigare la povertà energetica, perché in ogni caso noi stiamo riducendo il costo dell'energia per tutti, e in particolare parte degli incentivi la comunità energetica può decidere di destinarli per la riduzione in particolare, diciamo, dei poveri energetici, dei soggetti che sono più fragili da un punto di vista economico. Abbiamo già visto quali sono i soggetti che possono partecipare alla comunità energetica, a cui aggiungiamo ai soggetti che ho nominato prima anche i soggetti non profit e gli enti religiosi. Il perimetro della comunità energetica. Una comunità energetica che è un aggregato virtuale, si estende all'interno della stessa cabina elettrica primaria. Allora, una cabina elettrica primaria in un ambito a bassa intensità energetica, quindi diciamo in un'area interna, può coprire anche diversi comuni. Al contrario, come dire, in una città di Milano noi avremo più cabine elettriche primarie. Per dire questo, che quindi l'aggregato di soggetti che fa parte della comunità energetica tecnicamente deve restare all'interno di questo perimetro. La comunità energetica può realizzare singoli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile non superiori al megawatt picco, però può fare più impianti da un megawatt di potenza. Il sistema incentivante, allora, come funziona? Funziona che dal punto di vista dell'energia elettrica il sistema incentivante è finalizzato a massimizzare la produzione e l'utilizzo locale di energia da fonti rinnovabili, dicevamo per contribuire a ridurre lo sbilanciamento e le perdite di rete, senza però modificare il sistema di distribuzione dell'energia esistente. Allora, mi fermo un attimo sulla virtualità della comunità energetica. Costituire una comunità energetica non vuol dire tirare dei fili o comunque delle nuove reti. Vuol dire che, definiti alcuni impianti di produzione e definiti i soggetti che consumano collettivamente l'energia prodotta da questi impianti all'interno di una stessa cabina primaria, è sufficiente comunicare al GSE quali sono i contatori, quindi i pod che partecipano a questa aggregazione, per aver costituito la comunità energetica. Quindi virtualmente noi diciamo al GSE: questi sono i punti di produzione, questi sono i punti di consumo, all'interno di questo aggregato noi consumiamo la stessa e condividiamo la stessa energia. Sull'energia condivisa, all'interno della stessa fascia oraria di produzione e consumo, il GSE riconosce 110 euro a megawattora per 20 anni, oltre a 9 euro a megawattora per la restituzione degli oneri di rete, perché, come dire, consumando all'interno della stessa fascia oraria l'energia non andiamo ad interessare la rete di distribuzione nazionale, con quindi dei risparmi. Inoltre, come sempre questo, tutta l'energia immessa in rete viene ritirata dal GSE e remunerata in una forbice che abbiamo tenuto i 50 euro a megawattora, che erano quelli del prima di questa crisi, diciamo, economico-energetica, che può andare però fino a 90, anche 100 euro a megawattora. Com'è il percorso che attua Energy for Com per la realizzazione di una comunità energetica? Allora, noi come prima cosa ipotizziamo un comune che ci commissiona la realizzazione di una comunità energetica. Noi come prima cosa facciamo un avviso di manifestazione di interesse a tutto il territorio, comunicando l'intenzione di realizzare una comunità energetica, raccogliendo in questo modo le manifestazioni di interesse a partecipare, dove ciascun soggetto può dichiarare con quale ruolo vuole partecipare. Ad esempio, ci saranno soggetti che potranno partecipare come produttori, perché vorranno mettere a disposizione degli impianti, altri che vorranno solamente consumare l'energia, altri ancora che magari hanno delle superfici da mettere a disposizione, e quindi quali sono gli obiettivi e le aspettative di ciascuno. In questo modo noi abbiamo la possibilità di fare intanto una mappatura del fabbisogno energetico dei soggetti che intendono partecipare alla comunità energetica, ma anche della disponibilità e del potenziale di produzione. Poi vedremo negli esempi che, come dire, con questa manifestazione di interesse, come dire, ci sono anche delle sorprese, no? Cose che non ti aspetti, magari una comunità energetica che pensavi di dover costruire e che invece tutto sommato può partire
abbastanza velocemente. Diciamo comunque che quindi mappato il fabbisogno energetico, dobbiamo andare a dimensionare gli asset energetici, quindi gli impianti di produzione che siano sufficienti per soddisfare quel fabbisogno, eventualmente la realizzazione di colonnine per la ricarica di automobili elettriche piuttosto che sistemi di accumulo. A questo punto si fa una valutazione della sostenibilità economico-finanziaria ed energetica dell'intero progetto, ovvero quali sono i costi, quali sono i ricavi e come possiamo andare a finanziare questi asset energetici. Fatto questo dimensionamento, diciamo, possiamo stabilire quali sono le regole per la distribuzione degli incentivi. Infatti, gli incentivi di cui parlavo prima del GSE possono essere distribuiti con regole che si dà la comunità energetica e che quindi possono essere variabili. A noi è successo di, come dire, incrociare comunità energetiche dimensionate in maniera tale per cui c'era qualcuno che guadagnava parecchio da questi incentivi e altri un pochino meno, e quindi abbiamo sempre cercato di modulare gli incentivi, ovvero di attribuire i costi per la gestione della comunità energetica in proporzione a quanto ciascuno guadagna di incentivo, in modo appunto, come dicevo all'inizio, di tenere in equilibrio l'interesse di tutti, perché la cosa importante è tenere all'interno della comunità energetica tutti i soggetti che possono produrre e consumare appunto l'energia. A questo punto si va a definire il soggetto giuridico che costituirà la comunità energetica, che può essere un'associazione, una cooperativa, ma che comunque deve essere un ente non profit e deve essere un soggetto che non ha come sua diciamo attività normale quella dell'energia, e si costituisce la comunità energetica. È molto interessante tutto questo processo di coinvolgimento e aggregazione, perché è un momento veramente generativo per la comunità locale, perché persone che non si sono mai incontrate si incrociano, come dire, soggetti che non si sono mai parlati scoprono che hanno delle cose in comune, possono fare delle cose in comune, quindi è veramente un momento interessante che va anche oltre la comunità energetica. Quindi una volta costituita la comunità energetica bisogna gestirla. Allora, per gestire una comunità energetica noi dotiamo ciascun componente di infrastrutture di misurazione dei flussi, quindi facciamo in modo che sia la produzione, quindi gli impianti, che i soggetti che consumano siano dotati di strumenti di misurazione che trasmettono a una piattaforma di monitoraggio in tempo reale tutta la produzione e il consumo di energia, in modo che ciascuno possa avere sempre visibilità di qual è la quantità di energia disponibile, quindi scegliere di consumarla nel momento in cui c'è più disponibilità per massimizzare la quantità di incentivo che possiamo andare a realizzare. Questo è naturalmente un aspetto piuttosto delicato delle comunità energetiche, perché quando si fa un piano di fattibilità economica finanziaria di una comunità energetica, come dire, lo si può fare prevedendo che i membri autoconsumino e condividono nella stessa fascia oraria il 50, 60, 70, 90% di energia. Chiaramente più ci si alza, più ci si come dire, sposta verso la massimizzazione della condivisione dell'energia, e più sono gli incentivi. Una volta costituita, poi chiaramente la comunità energetica può come dire, progettare interventi di efficienza energetica, ad esempio avendo a disposizione energia elettrica può decidere di migrare alcuni consumi dal termico all'elettrico, che possono essere nelle residenze i piani cottura che possono passare dal gas all'induzione, piuttosto che anche il trasporto, le automobili da endotermiche a elettriche. La nostra idea futura, ma insomma non troppo, è quella di far sì che i membri delle comunità energetiche, quindi i cittadini, anziché acquistare servizi di flessibilità, che sono quelli che come dire, aumentano il valore delle nostre bollette, le comunità energetiche appunto diventino a loro volta fornitori di servizi di flessibilità. Quindi oltre all'incentivo avranno anche questi altri introiti. Tutto questo per traguardare il 2030, quando scadranno le concessioni delle reti di distribuzione elettrica locale, e dal nostro punto di vista le cooperative che si saranno costituite oppure i comuni potranno ambire eventualmente a
a prendere in concessione le reti di distribuzione, avendo già realizzato la produzione. Ecco che abbiamo in qualche modo, come dire, un pochino chiuso il cerchio della democratizzazione dell'energia, riportandola nelle mani del pubblico, ma soprattutto dei cittadini. Quindi i vantaggi di aderire a una comunità energetica direi che li abbiamo visti: riduciamo la spesa energetica, miglioriamo le performance energetiche, contribuiamo alla transizione verso la generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili, capiamo che cos'è l'energia e quindi assumiamo anche decisioni energetiche più consapevoli, possiamo accrescere il know-how e sviluppare l'economia della comunità locale. Vado un po' rapida perché ho paura di essere un pochino fuori tempo, di andare fuori tempo. Diciamo che le comunità energetiche sono un pretesto, un innesto, ovvero laddove ci sono dei territori che non hanno grande capacità di lavorare insieme, la comunità energetica può essere un pretesto, un incentivo economico può agevolare. Laddove invece ci sono dei territori dove ad esempio sono già presenti cooperative di comunità o altri o altre azioni di tipo collettivo, possiamo innestare la comunità energetica su queste esperienze per dare magari maggiore forza, appunto, grazie al contributo economico. Allora passo invece alla seconda linea strategica di Energy for Com, che è quella dello sviluppo di piani di azione di area vasta. Questa seconda strategia, come dire, abbiamo potuto metterla in atto grazie a una partnership molto forte con Sinloc, che poi vi presento. E abbiamo fatto questo alla luce delle risorse disponibili per la transizione energetica, in particolare per la promozione, per la realizzazione di comunità energetiche per i comuni sotto i 5.000 abitanti, dove sono disponibili nel PNRR 2 miliardi e 200 milioni di euro per i comuni sotto i 5.000 abitanti. Inoltre ci sono naturalmente risorse sui fondi strutturali e anche sui fondi regionali. Diciamo che in qualche modo noi ci siamo detti, beh, però tutto sommato, anziché far investire a un comune alcune migliaia di euro per realizzare una comunità energetica e poi dover andare a cercare i fondi per realizzare gli impianti, forse ha più senso far investire questo denaro ai comuni per fare una pianificazione, andare a prendere i soldi dal PNRR e poi fare la comunità energetica, come dire, un po' più robusta magari del singolo impianto da 20 o 30 kilowatt che si sarebbe potuto fare. Dicevo, una partnership strategica con Sinloc, che è una società di investimento e consulenza partecipata da 10 fondazioni bancarie, che ha proprio come sua attività quella di sostenere mettere in campo investimenti a favore dello sviluppo di infrastrutture locali, in particolare nelle energie rinnovabili. Hanno, come vedete qui, tantissimi progetti, 500 milioni di euro di investimenti indiretti attivati attraverso i fondi. È una società che impiega 34 professionisti, con competenze molto strutturate nei loro settori di intervento. Vi ho già raccontato chi siamo noi, quindi molto salto, vado avanti su questo. E quindi integriamo competenze. Mentre Energy for Com, come abbiamo visto, è in grado di dimensionare una comunità energetica anche di area vasta e quindi fare un'attività di mappatura delle possibilità di produzione e di consumo di una comunità, Sinloc invece è in grado di andare a vedere quali sono i fondi, le possibilità, le linee di finanziamento che possono essere attivate, facendo anche valutazione di impatto, predisposizione di piani di fattibilità, elaborazione di piano economico finanziario. Quindi diciamo che l'insieme di queste due realtà ci ha dato la possibilità anche recentemente di presentare diversi progetti di successo che magari aggregano, per dire, un'unione montana che aggrega 30 comuni. Allora capite che fare una progettazione di comunità energetiche su un'unione montana di 30 comuni consente delle economie di scala ben differenti da quelle che si potrebbero fare in un comune di 3.000 abitanti. Dopodiché, chiaramente, il punto di caduta è quello di andare comunque a realizzare le singole comunità energetiche. Quindi agiamo su tre direttrici diverse: configurazione di area vasta, che è quella di cui ho parlato, quindi eventualmente una comunità montana, approcci multisito, quindi se invece andiamo a lavorare su un comune molto grande, non so, una città di 100.000 abitanti, facciamo ancora una progettazione di tutto il comune e poi però magari, come dire, facciamo un intervento che possa essere replicabile, per dire,
possiamo fare una comunità energetica a partire dalle scuole e quindi, come dire, andiamo a identificare tutte le scuole e quindi facciamo eventualmente tanti piccoli progetti all'interno di un comune che però siano facilmente replicabili. Allo stesso modo nelle aree produttive. Le aree produttive sono molto interessanti perché hanno tantissime superfici e tantissimo consumo di energia, quindi le aree produttive sono veramente un soggetto molto interessante per realizzare comunità energetiche. Molto sinteticamente, ci deve essere stato uno spostamento di pallini nel caricamento delle slide sulla piattaforma. Beh, non importa, comunque qui abbiamo i pallini in blu che sono è la piattaforma NESOI di Sinlo, che quindi sono le 42 iniziative a livello europeo nel settore della transizione energetica. I pallini rossi che sarebbero invece in Italia, che sono invece progetti di efficienza energetica aggregati in diverse città italiane. E poi invece abbiamo la costituzione di comunità energetiche rinnovabili che abbiamo avviato noi, quella di Magliano Alpi a Cuneo, quella di Berchidda in Sardegna su cui stiamo lavorando, Nule ancora in Sardegna, a Tollo in Abruzzo e al comune di Mirabello Sannitico a Campobasso. Abbiamo anche già realizzato la costituzione di autoconsumi collettivi. Voglio solamente un'ultima parola, se ho ancora tempo, a proposito di questa comunità energetica di Mirabello Sannitico, che è stata molto interessante. Appunto, come dicevo, noi siamo partiti dalla manifestazione di interesse e il comune, che ha patrocinato naturalmente l'iniziativa grazie a un progetto Interreg finanziato, quindi una bella storia, non aveva comunque disponibilità di fondi per la realizzazione di un impianto. Beh, facendo la manifestazione di interesse abbiamo scoperto che c'erano tre aziende della zona artigianale che avevano da poco realizzato degli impianti e che quindi li hanno messi a disposizione della comunità energetica. Proprio in questi giorni abbiamo fatto il dimensionamento, abbiamo fatto una sorta di regolamento per la distribuzione degli incentivi e proprio in questi giorni costituiremo la comunità energetica, che appena ricevuto l'ok dal GSE potrà partire senza nessun investimento da parte di nessuno, ovvero le aziende hanno messo a disposizione i loro impianti incamerando un piccolo margine, ma insomma quello che era importante per loro a questo punto, visto che si erano già fatti i loro conti su questi impianti, li avevano definiti positivi, per loro è stato interessante entrare in contatto con la cittadinanza e quindi fare azioni di responsabilità sociale di impresa, eventualmente da spendersi anche nei loro bilanci di sostenibilità e nella loro comunicazione. Io ringrazio, spero di essere stata nei tempi e se ci sono delle domande molto volentieri. Grazie Daniela. Prima di congedare Daniela, che ricordo essere responsabile delle pubbliche relazioni e comunicazione di Energy4Com, scusandomi con lei per la cattiva attribuzione che le ho data, vorrei chiedere la disponibilità a rispondere a quel paio di domande che sono arrivate, benché l'argomento tu l'abbia già toccato, ovvero se questi impianti sono allacciati alla rete nazionale o sono completamente indipendenti. E una domanda specifica che ritengo molto interessante, abbiamo visto nell'ultima slide che alcuni condomini in autoconsumo collettivo possono entrare nella comunità energetica e un utente, Angelo, ci chiede come. Certo, allora senz'altro gli impianti sono collegati alla rete nazionale, tant'è che proprio il fatto che siano collegati alla rete nazionale che permette la condivisione dell'energia, perché appunto noi diciamo al GSE questi sono gli impianti di produzione e questi sono quelli di consumo, quindi non sono assolutamente indipendenti, sono collegati alla rete nazionale. Ci sono iniziative a Savona, non lo so, ma se volete volentieri, diciamo che in Liguria, sì, so che succede qualcosa in provincia di Savona, però diciamo che l'entroterra di Savona è molto molto interessante perché appunto comprende comuni che fanno riferimento alle aree interne, piccoli comuni che sono finanziabili dal PNRR, quindi volentierissimo. Io abito in provincia della Spezia, quindi però sempre in Liguria, molto volentieri. E poi invece un condominio in autoconsumo collettivo può entrare in una comunità energetica se si come. Allora, in un condominio in autoconsumo collettivo eventualmente può entrare in una comunità energetica. Diciamo che bisognerebbe capire che cosa intendiamo, cioè se questo condominio ha fatto
ha già costituito un gruppo di autoconsumo collettivo, oppure se per caso invece ha fatto l'impianto, come dire, facendolo finanziare dal super bonus, perché il tema è che gli impianti possono beneficiare degli incentivi all'interno delle comunità energetiche, possono cumulare ad esempio la detrazione fiscale, ma non può, se un impianto è stato pagato completamente con il super bonus, non può avere accesso agli incentivi. Comunque la risposta è sì. Allora, grazie Daniela, che congedo così come sto per congedare tutti quanti, anche se vorrei lasciare l'ultima battuta a Gianluigi Granero, che essendo di Savona magari può darci anche ragguagli su quanto avviene, e con questo vi saluto, non prima, se ce la faccio, di condividere. Scusate un secondo, ma mi sembrava giusto e legittimato dalle domande che ci arrivano presentare un risultato di un questionario che è stato fatto da Alchimie, e ringrazio Marta Omnis, proprio sulla tensione che si sta creando attorno al tema delle comunità energetiche. Il nostro campione ridotto ma rappresentativo di 130 risposte, e vediamo che oltre alla fascia di età abbiamo anche i dati sul livello di istruzione del campione, e andiamo subito a chi ha mai sentito parlare di comunità energetiche, e vediamo che le risposte positive sono superiori a quelle negative, e si rivela anche una grande attenzione da parte della cittadinanza verso iniziative in campo energetico e condiviso, tra cui rientrano appunto le comunità energetiche. Con questo personalmente chiudo, lascio la parola a Gianluigi Granero, e saluto e ringrazio chi ha avuto la pazienza di seguirci sin qui, ricordando che può trovare questo come nelle altre nostre produzioni sui canali YouTube e Facebook dell'associazione. Grazie. Grazie Sebastiano, grazie a tutti gli intervenuti e grazie anche a Stefano e a Stefania che hanno lavorato alla regia in back office, voi non li avete visti ma hanno lavorato tutto il pomeriggio con noi. Mi pare, prima di arrivare alla risposta, che diciamo i presupposti che in qualche modo enunciavo nella mia brevissima apertura dei lavori si siano, grazie agli interventi, esplicitati con estrema chiarezza, come davvero siamo di fronte a una transizione straordinariamente importante che può impattare positivamente sull'ambiente, che sicuramente non solo responsabilizza ognuno di noi, ma restituisce potere ad ognuno di noi e quindi alla propria comunità. Diceva in ultimo Daniela, no? Costituisce un momento generativo. Questo mi sembra un elemento straordinariamente interessante. Ma per chiudere, in questo momento non mi risulta che ci siano comunità energetiche attive in provincia di Savona. Come sapete, sicuramente ci sono impianti eolici, ci sono tutta una serie di interventi che sono stati fatti, compreso quello del campus che abbiamo visto, ma non mi risulta che ci siano comunità. Ci sono sicuramente, posso dire anche forse grazie un pochino al lavoro che abbiamo avviato come associazione Alchimie, un po' di amministrazioni comunali che hanno manifestato interesse, che hanno incominciato ad approfondire. E quindi io spero che anche il lavoro che abbiamo fatto questa sera, questo pomeriggio, possa contribuire all'evolversi, diciamo, di qualcuno di questi progetti. E comunque sicuramente Alchimie resterà, per quello che sa e per quello che può, a fianco dei cittadini e amministratori che vorranno avviarsi su questo percorso. Grazie a tutti davvero di cuore per gli interventi che avete portato e buona serata.